Buongiorno, miei dolcissimi fan. Oggi vi svelerò la ricetta dei cioccolatini più buoni del mondo. Questi qui che vedete. Cioccolatino alla nocciola bicolore e cioccolatino al pistacchio chiaramente verde. Innanzitutto procuratevi degli stampi. L'ideale sono questi stampi di silicone. Poi procuratevi la cioccolata. Abbiamo sia la cioccolata nera che la cioccolata bianca. Poi dovrete recuperare la pasta di nocciola, come questa, bella liscia e cremosa, e la pasta di pistacchio, anche questa liscia e cremosa. Le potete trovare o in qualche drogheria vostra di fiducia, o in un grande magazzino, oppure anche su internet. Cominciamo con la prima ricetta. Allora, visto che dobbiamo usare sia cioccolato bianco che cioccolato fondente, cominciamo con il cioccolato bianco, che adesso lo spezzeremo e lo metteremo a sciogliere a bagnomaria. In questo modo, partendo dal cioccolato bianco, potete anche usare la stessa ciotola e avrete meno roba da lavare dopo. Allora, partiamo con la dose del cioccolatino di gusto alla nocciola. Dovete far sciogliere 120 g di cioccolato bianco a bagnomaria. Ovviamente il cioccolato andrà spezzettato in modo che si sciolga più rapidamente. Lo spezzettate. Adesso lo mettiamo a bagnomaria. Ricordatevi 120 grammi. Comunque alla fine del video ci sarà la ricetta completa. Per il bagnomaria mettete su fuoco una pentola con dell'acqua e poi ci adagiate sopra la ciotola con il cioccolato spezzettato. Ogni tanto mescolate e aspettate che si sciolga completamente. Vi consiglio di tenere bassa la fiamma perché il cioccolato bianco è molto delicato, si scioglie velocemente e rischia di bruciare o di attaccarsi alla ciotola. Quindi controllatela e mescolatela spesso finché non si sarà sciolta. Ecco, vedete, il cioccolato sta cominciando a sciogliersi. Mescolate in modo che si sciolga più in fretta e più omogeneamente. Deve diventare una crema fluida. A questo punto l'acqua sta bollendo, quindi spegnete il fuoco. Ecco, abbiamo la nostra crema di cioccolato bianco, ovvero il cioccolato bianco fuso a bagnomaria. Bello, eh? Mi raccomando, non fatevi tentare dalla voglia di assaggiarlo. O perlomeno se lo fate non ditemelo. Ecco il nostro cioccolato fuso. Ora lo mettiamo su una bilancia di precisione. Facciamo la tara. E andiamo a versare la pasta di nocciola. Ovviamente stando attenti al peso. Dovrete mettere 60 g di pasta di nocciola. Ecco, piano piano, finché la bilancia non segnerà 60. Ora mescoliamo subito in modo da amalgamare il cioccolato con la nocciola. Sentite il profumino che sale da questa ciotola? Viene voglia di mangiarlo. Volete fare un assaggino? Vi
Ti consiglio, per riempire meglio gli stampi, di trasferire il contenuto in una ciotola più piccola. Così sarà più maneggevole il riempimento degli stampi. Ed inoltre possiamo recuperare la ciotola per mettere a sciogliere l'altro cioccolato per gli altri cioccolatini. Ecco qua, con l'aiuto di una spatola tipo leccapentola, pulite perfettamente la ciotola del cioccolato. Useremo una ciotolina piccola per riempire gli stampi. Nella ciotola andiamo a mettere il cioccolato per i cioccolatini al pistacchio. E in questo caso ci serviranno 35 grammi di cioccolato bianco. Anche questa volta lo andiamo a spezzettare e lo mettiamo nel nostro bagnomaria. L'acqua è già calda, quindi per adesso non torniamo ad accendere il fuoco. Aspettiamo che si sciolga lentamente. Nel frattempo noi andiamo a riempire i primi cioccolatini. La nostra ciotola è pronta con la cioccolata. Prendiamo la bilancia, perché se vogliamo essere precisi, dovendo fare i cioccolatini doppio colore, dobbiamo fare metà e metà. Allora, sappiate che un cioccolatino in questo stampo pesa 10 grammi. Quindi faremo 5 g di cioccolato bianco e dopo andremo a mettere altri 5 g di cioccolato fondente. Cominciamo e versiamo lentamente la cioccolata dentro gli stampi. 5 g a buco. Come vedete qui siamo a 5, illuminiamo un po' la bilancia. Quindi facciamo la somma. Andiamo a 10. E continuate così fino a che non avete riempito tutti i buchi. Ecco, abbiamo finito. Riempiamo anche l'ultimo. 5 grammi. E il gioco è fatto. Primo stampo concluso. Prendiamo lo stampo, lo sbattiamo un po' sul tavolo, così escono le bolle d'aria e il cioccolatino si assesta e poi lo mettiamo in freezer. Dopodiché continuiamo con il secondo stampo.